No, lo sapevamo che era una partita difficile, l'avevamo visti, è una squadra molto aggressiva che non ti fa giocare e penso che abbiamo fatto comunque un'ottima partita, soprattutto nel secondo tempo sono venute fuori le nostre qualità. È un 2-1 oramai classico nel Pescara, ma che conferma la voglia di non mollare mai di questa squadra, anche perché molto spesso arrivano in estremis i gol vittoria. Sì, diciamo che ci crediamo fino alla fine, questo si è evidenziato nelle prime partite, però credo che dalla prima partita abbiamo sempre cercato di far noi la gara, di condurre noi la gara. È chiaro che siamo all'inizio, dobbiamo cercare ancora il giusto equilibrio, però penso che siamo sulla strada giusta. Ultima cosa, hai cambiato interpreti, compagni di reparto, No, ma sono tutti bravissimi, siamo 25 titolari, quindi chi gioca gioca è una garanzia. Andiamo al presidente Massimo del Montevarchi, mi sembra che sia doveroso. Buonasera Mirko, il mister però non era del tutto soddisfatto, anzi molto arrabbiato del match di oggi. Ecco, il vostro stato d'umore comunque di Pescara è prima in classifica. Quanta c'è appunto di insoddisfazione e rabbia per una gara che magari potrebbe essere gestita in maniera migliore e quanta soddisfazione e felicità per il primo posto? No, siamo molto felici, anche nello spogliatoio abbiamo esultato tutti perché sapevamo che non era una partita semplice e venire qua sul sintetico con una squadra molto aggressiva e potevamo trovare delle difficoltà, lo sapevamo e all'inizio abbiamo fatto un po' fatica, però come detto prima credo che alla fine sono venute fuori le nostre qualità, abbiamo fatto la partita, abbiamo creato tante occasioni e quindi credo che alla fine sia una vittoria meritata. Paolo, a chiudere. Sì, Mirko, innanzitutto credo che oggi sia stato di gran lunga il migliore in Grazie. difesa in una partita complicata, soprattutto nel primo tempo dove Montevarchi ti ha creato delle difficoltà. Insomma, stai dimostrando che in questo campionato tu hai davvero poco, poco a che fare. Anche l'umiltà con cui ti sei rimesso in gioco quest'anno a Pescara in Serie C, avevi anche delle richieste da piazze di serie superiori, c'è la voglia di riscattare la stagione passata da parte tua e di tanti tuoi compagni che erano qui anche a Pescara lo scorso anno. Sì, guarda, io credo che una cosa che sento è che di essere in debito verso questa società, questa piazza per la brutta annata dell'anno scorso. Quindi sto cercando di fare del mio meglio per dare una mano. Siamo un'ottima squadra, abbiamo le potenzialità per stare lì e dobbiamo continuare a lavorare e continuare su questa strada. Scusi, un'altra domanda al volo. Oggi avevi al tuo fianco per la prima volta due compagni nuovi in squadra, il Diales e il Rosso, come ti sei trovato? Oh, bene, bene, mi sono trovato bene anche con Cancellotti, Frascatore. Frascatore è entrato benissimo. Veramente sono dietro, sono tutti titolari, ma come tutta la squadra abbiamo 25 titolari. Comunque per fare un campionato importante bisogna avere una rosa importante.